Nuove scoperte dalla grande villa suburbana di Civita Giuliana, sita a nord della città antica di Pompei. Gli ultimi scavi hanno riportato in luce un sacello, cioè uno spazio dedicato al culto religioso, collocato in un punto di cerniera tra il settore di servizio a sud della villa, con stalle e la stanza degli schiavi, e il complesso a nord, usato a scopo residenziale. La villa di Civita Giuliana era già stata identificata agli inizi del Novecento, ma è stata scavata solo a partire dal 2017 e poi nel 2019. Le ultime indagini, condotte nel 2023 e 2024, si sono concentrate lungo il tratto dell'attuale via di Civita Giuliana e hanno investigato per la prima volta un'area interposta tra i due settori già noti. Il sacello, con planimetria rettangolare, è simile ad altri già trovati nelle ville del suburbio pompeiano, ma non così monumentali. L'ambiente è coperto con un tetto spiovente a falda unica, mentre la fronte esterna, intonacata e dipinta di bianco, presenta un grande portale ed è sormontata da una sorta di timpano a rilievo. Davanti alla enorme porta è presente una rampa con tracce di ruote, indizio del possibile uso nel corso dei rituali di un carro cerimoniale. Internamente l'ambiente è caratterizzato da una decorazione pittorica parietale in quarto stile. Il ciclo decorativo prevedeva una sequenza su sfondo rosso di 12 pannelli a drappo giallo. Al centro della parete di fondo, due pannelli inquadravano un podio in muratura, forse il supporto per una statua. Il sacello potrebbe essere un tempietto intitolato ad Ercole con affreschi raffiguranti le 12 fatiche, di cui si conosce l'esistenza ma non ci sono tracce al momento.